Salve a tutti, nell'ultimo numero di Tag Medicina, nel mio blog del sabato, a cui è collegato anche la rubrica L'esperto risponde, abbiamo parlato di un ormone particolare, il DEA, chiamato anche l'ormone motivatore, addirittura venduto come prodotto da banco, come integratore in America, negli Stati Uniti, invece non è vendibile in Italia se non sotto forma di ormone bioidentico o di ormone galenico. Di prodotto galenico. Il DEA è chiamato l'ormone motivatore. In effetti, l'articolo che proponiamo oggi collega il tutto a un grosso studio che è stato eseguito nella letteratura scientifica, raggruppando tutti gli articoli dove la parola disfunzione erettile e l'utilizzo di DEA o di idroepiandrosterone sono state utilizzate dal 1990 al 2017, mettendo insieme tutti gli articoli ed elaborando alla fine le varie conclusioni, si è visto come effettivamente l'integrazione di deidoepiandrosterone, chiaramente quando ve ne sia la necessità, e per necessità intendo la presenza di sintomi, o anche chiaramente il dosaggio dell'ormone stesso, la forma di DEA e di DEA solfato, si è visto come alcuni aspetti collegati al proseguimento dell'età e l'avanzare dell'invecchiamento, come ad esempio la riduzione del benessere, della memoria, della cognizione, l'aumento della depressione, la riduzione della densità ossea, l'obesità, il diabete e, in quanto andrologo, il calo della libido e la disfunzione erettile, si è visto come tutti questi segnali e sintomi dell'invecchiamento possono essere e obiettivamente documentati o rallentati dall'uso del DEA. Illustriamo quindi questo ormone e chiaramente, essendoci questa grossa differenza di utilizzo dall'altra parte dell'oceano e qui in Italia, dobbiamo anche sempre ben ponderare quelli che sono gli effetti o gli effetti collaterali, perché spesso l'uso può essere utile, l'abuso, specialmente in sostanze ormonali o pro-ormonali, può anche essere dannoso. Con questo vi saluto, vi ringrazio, auguro a tutti un buon fine settimana e ci vediamo nel prossimo blog.